Tutti i processi di innovazione, soprattutto quelli che sono finalizzati a migliorare quelli che sono anche i servizi, la trasparenza, la possibilità di controllo da parte dei cittadini, la customer satisfaction, la dematerializzazione del, del, del materiale cartaceo, sono tutti, tutte questioni che possono consentire una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e per questo verso una maggiore competitività del territorio che riesce attraverso ciò ad essere anche più attrattivo nei confronti del mondo, soprattutto dell'economia e degli imprenditori. Io volevo mettere in risalto anche una che il Ministro ci ha consentito, che riguarda quella della sanità digitale. Noi sappiamo che i processi profondi di riforma del sistema sanitario in Abruzzo stanno andando molto bene anche per una votazione del Governo, ma credo che con questo sistema, che consentirà di dare gli stessi diritti a costi molto più bassi per il sistema, sia assolutamente fondamentale. E poi quello del relativo... Alla, eh, alla, diciamo così, ai processi di trasparenza e di anticorruzione perché comunque tutti i fenomeni negativi eh, si fondano su un fatto quando c'è un'assenza di trasparenza questo magari rende possibile prosperare una serie di situazioni che invece non desideriamo che ci siano nella pubblica amministrazione cosa cambierà e mh, si possono prevedere dei tempi ma sì questo è una, un, un percorso che come diceva il ministro è una piccola ma grandissima rivoluzione per il nostro Paese. Il sistema burocratico è uno dei fardelli maggiori e quindi noi su questo ci siamo impegnati anche nel momento diciamo, della nostra proposta elettorale, la semplificazione amministrativa e questo avviene attraverso una serie di interventi e l'aiuto soprattutto della, delle forme di e-government. E su questo dobbiamo investire sia come Regione ma soprattutto con una forte, eh, diciamo così, come posso dire, organizzazione e coordinamento da parte del governo nazionale che uniformi questo tipo di interventi su tutto il territorio nazionale, in maniera tale che tutti poi possano utilizzare magari gli stessi sistemi, le stesse metodologie e valutare anche i progressi che si stanno facendo il tavolo. Il ministro convocherà di volta in volta le regioni in maniera tale da vedere i passi avanti che sono stati fatti e quindi già per questa via stimolare che passi si facciano e non si perdano magari nella Lentezza, magari alcune, alcune volte, dei processi burocratici. Ecco, Ministro, più trasparenza, più risparmio, migliori servizi per il cittadino. Che ruolo pensa possa recitare l'Abruzzo in questo contesto? Ma potrebbe dare degli esempi, un po' perché è una regione eh, piccola e grande al tempo stesso, perché è vicina a Roma, perché ha avuto il trauma del terremoto, perché. In Abruzzo si spenderanno tanti soldi per la ricostruzione, se ne sono già spesi tanti e quindi lo Stato deve dare il meglio di sé, la pubblica amministrazione deve dare il meglio di sé, ma per far questo deve avere strumenti nuovi innovativi. e innovativi. Gli strumenti nuovi e innovativi sono proprio quelli legati all'Information Communication Technology. Vale a dire eh, certificati online, alla trasparenza, alla burocrazia attraverso la posta elettronica certificata, basta con la polvere degli scaffali, basta con l'opacità che erano tutte le premesse poi per comportamenti non proprio virtuosi della pubblica amministrazione. Eh, ci stiamo riuscendo e l'Abruzzo può essere e sarà certamente un bel test per tutto il Paese. E avranno una pubblica amministrazione più efficiente, meno carta, meno file agli sportelli, sanità più dalla parte dei cittadini, meno liste d'attesa, certificati medici online, ricette mediche online, fascicolo sanitario online, avranno trasparenza nella burocrazia, sapranno tutto di tutti, le imprese avranno lo sportello unico e tante altre cose ancora. Tutto questo significa che lo Stato, la Regione, siano dalla parte dei cittadini, dalla parte delle imprese, eh, che si possa spendere meglio, che si sponda, possa spendere di meno e tutto con maggiore soddisfazione per i, per i cittadini. Questo è un accordo che facciamo paritario, leale tra lo Stato e, e la regione. Tra sei mesi ci ritroveremo per verificare quello che loro hanno fatto, quello che noi abbiamo fatto. Con l'Abruzzo c'è un bellissimo feeling eh, che si è già realizzato nel dopo terremoto con questo ministero. Abbiamo fatto l'Inea Amica che è quel nostro sistema di, di contact center che ha aiutato. Le popolazioni aquilane a risolvere i loro problemi del giorno per giorno con le bollette burocratici, amministrativi, risolvere i problemi con la burocrazia. Tuttora funziona a linea mica, e, da linea amica, poi abbiamo iniziato con l'Università dell'Aquila una grande collaborazione per quanto riguarda l'ICT, Innovation Communication Technology e tante altre ancora. Quindi un occhio di riguardo per l'Abruzzo. L'Abruzzo, come le altre regioni italiane a far parte di questa piccola grande rivoluzione che è la rivoluzione di una burocrazia più efficiente dalla parte dei cittadini. Grazie. La mia amica continuerà ad assicurare la sua collaborazione? Assolutamente alla... sì, l'Abruzzo non ne può fare meno.